Ciao a tutti, io e Piccettino che siamo arrivati francamente un po' lunghi questo mese con i fumetti del mese. Difatti oggi parleremo di Mr. No Revolution numero 4, che riporta come data d'uscita il 2 di marzo e non ne parliamo oggi che è il 16. Siamo arrivati un po' lunghi tra malattie, cartoon mix, eccetera, eccetera. Purtroppo abbiamo un po' di, diciamolo all'americano, un po' di backlog arretrato da mandare avanti. E partiamo con questo numero 4 di Mr. No Revolution. Numero 4 che si chiude un secondo capitolo della vita di Mister No. È una storia che chiude, diciamo, il secondo arco narrativo. Ne manca uno, perché? Perché ogni arco si è concentrato, da quello che ho capito io leggendo questi volumi, su una piccola parte che sta portando Jerry Drake ad arrivare a. Nella prima parte abbiamo parlato della guerra e del suo ritorno alla civiltà. Qui abbiamo il cosa è successo dopo la guerra e in parallelo le sue vicissitudini da ragazzino familiari, quindi con lo zio, eccetera, la fuga di casa e il suo amore verso gli aerei, verso il volo che prosegue in parallelo. Infatti, Mr. No Revolution ha una forma di sviluppo parallela. Il Mr. No del passato, il Mr. No del presente. Il passato che comunque è ambientato nel futuro del vecchio Mr. No. Perché? Perché siamo nell'inizio degli anni 60 nel suo passato. E reduce del Vietnam è fine anni 60, 68-69, con il presente. Ma andiamo con ordine. Collana audace, fogliazione, sempre le 66 pagine a colori. Scusate, signori colori tra l'altro. Formato Bonelli espanso, quindi formato audace, che è quello Bonelli un po' più grande. Quindi questa è proprio una miniserie del nuovo, diciamo, corso Bonelli. Entriamo subito nel vivo. Ah, dimenticavo, costa 3,50 euro ed è il numero 4. Entriamo subito nel vivo. Beh, il vivo è la copertina. Copertina e la direction sono di Emiliano Mammucari, che fa spavento questa copertina, è bellissima. È un poster, non c'è azione, non ci sono cose mirabolanti, c'è qualcosa che ti faccia temere per il tuo protagonista, c'è azione. È come fosse una foto reale, quasi come se una foto potessi veramente avere tu a casa scattata in quel momento. E Mammucari fa veramente un lavoro egregio, incredibile. Notare come vediamo bene il Piper, che però è là. E questo Mister No, che non è il Mister No, diciamo, attuale, è il ragazzino che vede questo Piper. Mi piace tantissimo. Dietro c'è questo aeroporto, molto old style, ma siamo negli anni 60, cosa pretendete? Mi piace, questa è quasi una foto che veramente potresti avere all'ingresso o appoggiato in un album dei ricordi. Ecco, mi piace tantissimo. È forse una delle copertine no action, quindi non senza mettere in pericolo, dare terrificanti paure mortali o diciamo avventura che dice oddio non sopravviverà il protagonista, no. È una copertina che ci illustra un momento e mi piace tantissimo, davvero davvero bella. In edicola spicca tantissimo, anche se in un primo momento fai fatica a capire, secondo me, che sia un fumetto. Sembra quasi più una rivista, in un certo senso, no? Quelle che mettono, non so, tipo quelle con le foto, tipo, non so, di National Geographic, prima di mettere. Sembra più quasi una rivista di foto dedicata che un fumetto. Poi lo capisci perché vedi Sergio Bonelli, l'editore, la posizione è quella nei fumetti e poi lo sfogli. Però di primo acchito è veramente un qualcosa di diverso come copertina, mi piace tantissimo, davvero, veramente bella, i miei complimenti. Entriamo poi nella storia. Beh, la storia è di Michele Masiero, i disegni di Alessio Avallone, col colore di Giovanna Miro e Stefania Acquaro. Quindi proprio abbiamo un team molto molto ampio. Beh, si apre così. I disegni sono molto belli. Il Piperone ha gli aerei hanno la loro, diciamo, hanno il loro compimento, questo accompagnano molto sia nel passato di Jerry, è un passato abbastanza anche conflittuale, direi, sull'aereo. Scusate, non sono ancora a posto. Vi ricordo che Jerry nel presente è fidanzato con Zoe, che è la sorella di Jim, e l'altro reduce, c'è anche un po' di sano sesso allegro. Ma è molto bello, cioè Jerry finisce praticamente a cercare di ricostruirsi nel presente una vita, come è a fianco a questo reduce che ha perso le gambe, che lui stesso ha salvato, eccetera, eccetera, fidanzandosi con la sorella di lui, e
che è una nera, nera negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, quindi non è proprio il momento storico in America più semplice per quel tipo di, scusate, di popolazione. Infatti, Jerry finirà in alcune imboscate, finirà a fare determinate cose e Jerry sarà convocato perché sa volare. Il come ha imparato a volare lo scopriamo all'interno del passato, quindi nel flashback del passato ci spiegano come ha imparato a volare, cosa ha fatto dopo essere fuggito di casa e anche come ha, tra virgolette, perso, diciamo, il suo aeroporto, perché poi lo capirete leggendo, non voglio svelare troppo perché è molto interessante e molto divertente. E vediamo poi un Jerry che conosciamo bene, sia come mentalità sia come stile di vita, quindi è proprio una cosa che ti riporta a vedere quel Jerry Drake ragazzo che abbiamo anche conosciuto all'interno del passato normale di Mister Notte. Poi mi ricordo il Maxi c'era una volta a New York, eccetera. Quindi, scusate, i cardini base li abbiamo ancora tutti, sono traslati. Mentre nel presente Jerry si trova invischiato purtroppo a sua sfortuna in un affare losco più grosso di lui, non vi dico altro perché sennò vi svelo troppo la storia. Sappiate che Gianni non sa niente, quando troverà il dunque si sentirà per l'ennesima volta tradito e capirà che anche nella grande mela, New York, non c'è niente per lui. L'avventura qui si sposta un po' più giù perché siamo in zona Messico più o meno e ci spostiamo ancora un po', quindi ci stiamo avvicinando a un determinato posto che conosce Mister No. Diciamo la prima incarnazione, quella la original, la old style, chiamatela come volete, Mister No, sa dove ci stiamo avvicinando. Chi invece sta leggendo Mister No per la prima volta avrà delle grosse sorprese. Forse la più grossa delle sorprese che c'è qui in fondo non sarà colta da questi lettori, perché Masiero butta il carico, secondo me, butta veramente un carico grosso di cui non voglio parlare, perché io ne sono felicissimo che ci sia. Ma non voglio dirvi nulla perché lo capirete leggendo. Il come viene introdotto è molto interessante. Abbiamo anche l'arrivo di un personaggio, non voglio spoilerare perché sarebbe troppo. Però vi posso garantire che questo numero è pregno di avvenimenti. E sta spostando Mister No verso un altro luogo. Ormai Mister No si è definito come base, questo Revolution, e posso dire che pur continuando ad amare il Mister No classico legato agli anni 50, al samba, al Sud America, spinto a quel tipo di mentalità, di quel tipo di reduce, molto molto più semplice, molto molto più easy, devo ammettere che questo Mister No Revolution mi sta colpendo. Secondo me, qui lo dico, qui lo nego, poteva essere fatta questa identica storia anche senza Mister No, ma mettendo un altro personaggio. Però in effetti, per come si sta muovendo, per come stanno facendo crescere Jerry Drake, effettivamente sarebbe stato un doppione spostato avanti. Allora a questo punto, invece di dare il doppione, forse avete fatto anche bene a usare Jerry. Non lo so ancora, sono un po' combattuto nel definire Jerry Drake e Mister No qui dentro. Però la storia è molto bella. La storia si basa su dei cardini che tutti noi conosciamo, chiunque ha già letto Mister No li conosce. Chiunque invece non ha mai letto Mister No si trova davanti un personaggio interessante in divenire, calato nella realtà di quei tempi, che è una realtà che volenti o nolente tutti noi abbiamo saputo, abbiamo visto, abbiamo affrontato, magari sui libri di scuola, magari guardando determinati film, quindi una realtà forse per certi versi più fresca, più vicina a noi rispetto al reduce della seconda guerra mondiale, che per quanto se ne parli, forse mai abbastanza, però per quanto se ne parli, per quanto ci sia questo ritorno, è un ritorno secondo me che è un po' più lontano nella mentalità dei giovani, dei ragazzi, perché? Perché comunque la vedi quasi, si parla sempre di quella guerra, no? Di quello che c'è dopo. Qui invece abbiamo complici vari film tipo Forrest Gump, eccetera, eccetera, prendo esempi molto famosi, quella mentalità del post dell'essere reduce all'interno di una guerra come quella del Vietnam è più nelle corde di tutti, quindi probabilmente questo giochetto ha fatto sì, questo istituto, questo, diciamo, stato mentale, ha fatto sì questo Mister No Revolution, che qui si chiama, scusa, qualcuno da amare, poi capirete anche bene il titolo, scusate, scusate, è un qualcosa che si cala molto di più a livello dei giovani, dei ragazzi che proseguono. Quindi, collana audace, collana numero 4 di questa collana, scusate, secondo arco narrativo di Mister No, chiuso in un certo senso, partiamo per il terzo.
Albo che potrà essere odiato da qualcuno, soprattutto i fan duri e puri di Mister No, perché c'è un qualcosa finale, c'è un genere un po' particolare, ma secondo me non potrà essere messo all'indice da nessun altro. Solo il lettore duro e puro potrà contestare questo. Il lettore nuovo, che non ha le basi del Mister No precedente, non coglierà tutto quello che è stato messo qui dentro come strizzatina d'occhio al personaggio, e soprattutto non coglierà l'importanza delle tavole finali di un certo arrivo che vediamo in fondo qui, e non capirà nemmeno, secondo me, già da adesso dove si andrà a parlare in fondo, anche se un'idea ce l'abbiamo tutti dalla copertina. Mentre il lettore di Avante del Mister No, che ha dato speranza, che ha dato possibilità a questo nuovo Mister No, secondo me si troverà estasiato, estasiato da disegni incredibili, estasiato da un Jerry Drake che si presenta un po' diverso da come lo conosciamo, no? Perché comunque è un Jerry Drake con, dov'è? Con la barba, è un Jerry Drake che comunque vola, abbiamo il calcione al Piper, insomma, chiunque ama Mister No o ha amato Mister No non sarà indifferente a questa pubblicazione. Chi lo ha amato troppo in quell'incarnazione non riuscirà, secondo me, ad amare questo. Purtroppo me la sento più dentro, non credo che chi era fan di quel Mister No riesca ad andare avanti a leggere questo. Tutti gli altri, nuovi lettori, vecchi lettori curiosi, avranno in mano un prodotto che sicuramente è interessante, sicuramente merita di proseguire, di continuare, anche se ne mancano due per chiudere questo ciclo, che hanno meno di sei, e poi si dice, si è già detto che proseguirà in qualche altro modo, quindi sono molto curioso. Per i fan invece duri e puri arriverà la miniserie dedicata al Jerry Drake normale, quello che conosciamo già, anche se sappiamo che si è spostata al finale di quella serie, si sposta un po' più avanti nel tempo, quindi anche lì già avevamo dei semi di spostamento. Però comunque ci sarà un'altra miniserie dedicata invece a Mister No normale, che sarà interessante vedere questo parallelismo moderno. Io oggi posso dirvi, questa copertina è magnifica, i disegni sono fantastici, i colori sono vivi, i personaggi sono nelle corde anche dei lettori moderni, secondo me. Quindi non vedo nessuno scoglio perché potete leggervi questa miniserie. Certo, se siete fan del vecchio Jerry, alcune chicche le troverete molto interessanti, altre secondo me farete un po' più fatica a capirle. Però in ogni caso Jerry è tornato a volare e non solo metaforicamente nelle edicole, ma fisicamente. Niente, io vi dico grazie, baci e abbracci, ci sentiamo poi, io e Piccettino cerchiamo di rimetterci in forma ancora un po', che non siamo perfettamente a posto, quest'anno ragazzi non è un'influenza, è l'Ebola, e basta, questo è quanto. Un girettino, mi raccomando, il 3 e il 4, l'1 e il 2, il 3 e il 4 sono due capitoloni, ma due storie che possono essere lette a sé stanti, ma fanno parte di questo affresco di Mister No Revolution. A voi, ciao ragazzi, baci e abbracci.